Allora, buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui di nuovo con un video per cercare di riportare un po' di chiarezza. Sento il dovere di dover difendere l'onorabilità dell'assessora Spera e dell'amministrazione comunale tutta. In queste ore l'assessora è stata vittima di un ennesimo attacco da parte delle forze della minoranza, un attacco strumentale ed infondato. Perché se è vero che le forze di minoranza hanno il diritto e il dovere di vigilare sulla correttezza del lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale, è altrettanto vero che non possiamo continuamente accettare che le forze di opposizione veicolino sulla stampa e sui social media delle informazioni palesemente infondate. Quando si danno per vere affermazioni false, che siano leoni da tastiera, presunte pagine satiriche, giornalisti o forze politiche, bisogna essere consapevoli che si sta facendo disinformazione e quindi è necessario fare chiarezza. E per questo oggi con Costanza andiamo direttamente al punto. Costanza, sei stata o sei direttrice o membro del direttivo dell'associazione Metanoia che durante la notte di San Lorenzo ha organizzato due concerti ricevendo dal comune di Perugia 2.000 euro di contributi? No, assolutamente e soprattutto non lo sono mai stata. Assessora, eri al corrente che un dirigente del comune di Perugia stava accordando questo contributo all'associazione? Assolutamente no. Quindi, ricapitolando, l'assessora Spera non è membro del direttivo dell'associazione e quindi non esiste nessun tipo di incompatibilità o di conflitto di interessi, così come stabilito dall'articolo 63 del TUEL, articolo che i nostri consiglieri d'opposizione dovrebbero conoscere, così come dovrebbero conoscere che procedure come quelle dell'assegnazione di contributi sotto i 70.000 euro sono procedure a discrezione di dirigenziale che non passano in giunta e quindi l'assessora non poteva in nessun modo esserne a conoscenza. Mi domando, sulla base di che cosa la nostra opposizione chiede addirittura le dimissioni di un assessora, se non a fini esclusivamente diffamanti e strumentali? Quindi, prima di lasciare la parola a Costanza, volevo prima di tutto ribadirle un ringraziamento per l'enorme lavoro che sta facendo all'interno di un assessorato chiave come quello del sociale. Ma lasciatemi dire anche una cosa, sono orgogliosa e politicamente orgogliosa di avere all'interno della mia giunta membri che sono cresciuti e si sono formati all'interno di realtà associative che hanno fatto la ricchezza culturale e sociale del nostro territorio. Premesso che mi trovo a rispondere, costretta a rispondere a questo tipo di illazioni, di diffamazioni in un contesto e in un luogo che non è quello idoneo, che sarebbe il Consiglio Comunale, ci tengo a sottolineare un aspetto. L'opposizione strumentale, che non verifica neanche le informazioni che decide di diffondere, è per me una questione molto grave. È molto grave che si arrivi addirittura a chiedere le dimissioni davanti a un atto del genere. Motivo per cui, per difendere la mia onorabilità come persona e come assessora, mi riservo di agire in tutti i luoghi opportuni, compresi quelli legali.